Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo perché il drone si ribalta e metodi per risolvere questo problema. Quando c'è qualche configurazione sbagliata, il drone non si alza in volo, ma fa una capriola su se stesso. Le cause di questo comportamento possono essere molte, ma in generale le più probabili sono solo 4. Vediamo insieme quali sono e come intervenire nel caso se ne presenti una di esse. La prima causa di ribaltamento del drone è che uno o più eliche sono messe nel verso sbagliato. Per molti è una cosa scontata, ma per chi si avvicina per la prima volta a questo hobby potrebbe non esserlo. Per chi non lo sapesse, le eliche non sono tutte uguali, ma sono di due tipi diversi. Una alla parte alta della pala a destra e una alla parte alta della pala a sinistra. Di conseguenza, questa deve girare in senso orario e questa in senso antiorario. Il verso nel quale devono girare le eliche è predefinito e se anche solo una è messa nel verso sbagliato, il drone si ribalta non appena diamo gas. Delle volte però potrebbe capitare che il drone non si ribalti, ma tenda semplicemente a non alzarsi in volo. La causa è sempre la stessa. Per capire in quale verso dobbiamo montare le eliche, facciamo riferimento allo schema di Betaflight. L'elica numero 1 deve girare in senso orario, l'elica numero 2 in senso antiorario, anche l'elica numero 3 in senso antiorario e l'elica numero 4 in senso orario. Un trucchetto per capire subito se le eliche sono montate bene è verificare che il senso di rotazione sia verso l'interno sia davanti che dietro. La seconda causa che fa ribaltare un drone è il verso di rotazione di uno o più motori sbagliato. Infatti, dopo aver posizionato le eliche in maniera corretta, dobbiamo assicurarci che anche i motori girino nel verso giusto. Anche se abbiamo messo l'elica bene ma il motore gira nel verso opposto, il risultato sarà una bella capriola del nostro drone. In questo caso la soluzione sarà invertire il senso di rotazione del motore che gira nel verso sbagliato. Per fare ciò invertiamo un cavo del motore o agiamo via software con la BLE Heli Suite. Per stabilire in quale verso deve ruotare un motore, facciamo sempre riferimento allo schema di Betaflight. Se avete bisogno di invertire il senso di rotazione di un motore, ho creato un tutorial dove spiego dettagliatamente come fare. Il link della guida è in descrizione. La terza causa che fa ribaltare un drone è l'ordine sbagliato dei motori. La sequenza dei motori deve seguire un ordine predefinito. Per quanto riguarda Betaflight, la sequenza giusta è motore numero 1 in basso a destra, motore numero 2 in alto a destra, motore numero 3 in basso a sinistra e motore numero 4 in alto a sinistra. Per verificare se abbiamo assegnato i motori bene, colleghiamo il drone a Betaflight e avviamo il controllo motore inserendo la batteria nel quad. Vi ricordo che quando proviamo a banco il nostro drone con la batteria collegata, per motivi di sicurezza è estremamente importante rimuovere le eliche. Andiamo sul tab motor di Betaflight e dopo aver rimosso le eliche attiviamo il controllo motore. Qui dobbiamo muovere le slide dei motori e assicurarci che il motore che si muove sia quello corrispondente a questo schema. Sposto la slide numero 1 e mi assicuro che si muova il motore in basso a destra. Perfetto, il motore numero 1 è in posizione corretta. Ripeto lo stesso processo con le altre slide, verificando che si muovono i motori corrispondenti allo schema di Betaflight. Se muovendo la slide si muove un motore sbagliato, bisognerà intervenire spostando i cavi segnale o rimappando l'uscita dei motori. Personalmente consiglio di intervenire sistemando i cavi motore, ma se preferite la rimappatura su Betaflight potete seguire il mio tutorial in descrizione. La quarta causa che fa ribaltare il drone è il non corretto allineamento del flight controller con il frame. Questa è una delle cause che capitano più spesso. Per verificare che il flight controller sia allineato in maniera corretta, colleghiamo il drone su Betaflight e vediamo se i movimenti che facciamo corrispondono con quelli del modello a schermo. Mandiamo in avanti, indietro, a destra e a sinistra. Perfetto, i movimenti corrispondono. Nel caso il modello a schermo si muove in maniera diversa da come muovete il drone, si rende necessario allineare in maniera corretta il flight controller con il frame. Se questo è il vostro problema, ho già creato un tutorial su come riallineare il flight controller al frame. Vi lascio il link del mio tutorial in descrizione.
Queste sono le quattro cause principali che fanno ribaltare un drone. Come ho detto, non sono le uniche. Delle volte potrebbero esserci delle configurazioni sbagliate su Betaflight. Quindi, se il drone continua a ribaltarsi anche dopo che avete verificato che il problema non è uno dei quattro che abbiamo visto, provate a reinstallare il firmware del flight controller assicurandovi di aver selezionato il target giusto. Questo era il mio tutorial per capire cosa fare nel caso il drone si ribalti non appena diamo gas. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.